vicinanza. Beh, la posizione dell'ASL è quella del sostegno a questo tipo di progettualità. Tant'è vero che questo progetto è inserito nel piano di zona dei servizi sociali, quindi gode sia del sostegno da parte dell'ASL e soprattutto del sostegno della conferenza di sindaci che il piano di zona l'ha approvato e contiene anche questo progetto. È un progetto che nasce dalla passione di una persona, che è Gianluca, e che piano piano ha trovato il sostegno e la condivisione di altri attori. Hanno cominciato le cooperative sociali che lavorano nell'ambito della disabilità, si è aggiunta l'area navale, si è aggiunta la Fondazione Prodiense, quindi piano piano questo progetto, che è nato dalla passione di Gianluca, che ha sempre avuto questa passione per il mare, ha trovato questo lavoro. Io sono state già dette tante cose oggi, però l'ultimo intervento mi ha dato il là perché questo progetto può svilupparsi ulteriormente. Ha trovato una sua sostenibilità sociale nella coagulazione di diversi interessi nell'ambito del sociale. Ha trovato una sua sostenibilità etica. Quello che dovrà trovare nel futuro è la sostenibilità economica, perché adesso si basa su un finanziamento improprio di Gianluca, della Fondazione Prodiense che dà una grossa mano, della conferenza dei sindaci, però se lo sviluppo dovrà essere uno sviluppo di turismo accessibile, dovrà trovare anche una sua sostenibilità interna. E da parte della ASL abbiamo già degli accordi con chi partecipa al progetto di estendere, di promuovere questo progetto quantomeno alle altre ASL del Veneto, affinché anche ragazzi disabili che vivono al di fuori della città di Chioggia, perché questo progetto nasce come possibilità di persone con disabilità di vivere appieno l'ambiente in cui vivono, e il mare e la laguna sono una grossa componente dell'ambiente di Chioggia. Dare la possibilità anche ad altre persone con disabilità che non hanno mai conosciuto il mare, che difficilmente possono godere delle bellezze naturali della laguna del mare, di poter venire a Chioggia e di fare un giro nella barca di Gianluca in completa sicurezza, e quindi anche di dare uno sviluppo, un impulso turistico. È chiaro che questo potrebbe anche creare dei posti di lavoro. Dei posti di lavoro sia nell'ambito della disabilità, ma anche nell'ambito della mobilità, perché la barca non va avanti da sola, ha bisogno di un equipaggio, e quindi attualmente le uscite si fanno grazie al contributo di volontari che aiutano Gianluca nel condurre la barca, però anche questo dovrà trovare una sua sostenibilità futura affinché possa diventare veramente un'offerta turistica in più di questa città, rivolta a delle persone per cui questa possibilità ce l'hanno in misura minima.